Sono a Piazza Duomo davanti al Costarelli, incontro Nioni Cotra. Lei oggi si ripresenta, chiama la città per, insomma, per strigliare un po' quella che è l'amministrazione lì, o perché si sente odore di crisi? Ma io avevo promesso durante la campagna elettorale, quando mi sono candidato lo scorso anno a sindaco, che sarei stato eletto o non eletto comunque presente alla città e alle esigenze e alle istanze della città. Oggi, a distanza di circa 16 mesi dall'insediamento di questo sindaco e di questa amministrazione, siamo qui, ho invitato i miei amici, la città, gli elettori, gli acesi in genere, per poter fare il punto della situazione su quello che ritengo essere una condizione non solo di stallo, ma di decadimento assoluto e di assenza di ogni iniziativa amministrativa volta a risolvere sia l'ordinaria amministrazione, ancorché la straordinaria amministrazione e il buon governo della città. Quindi siamo qui a raccolta per fare delle proposte, per accogliere per fare il punto di analisi e per accogliere delle proposte, per fare noi stessi delle proposte sul da farsi. Senta, in questi 16 mesi cos'è che l'ha delusa di più o che ha pensato di contestare maggiormente rispetto alle scelte dell'amministrazione? In verità non mi ha deluso nulla, perché questa amministrazione è completamente assente. Quelle poche cose che ha fatto, a partire non so, dal carnevale, dal primo atto amministrativo, degli aumenti e degli emolumenti che si è fatta l'amministrazione, il sindaco, dal fallimento dell'iniziativa del carnevale, di cui avevamo detto che era un'iniziativa improvvida che ha procurato circa 500.000 euro di deficit a carico dei cittadini, il resto non mi sorprende nulla, perché nulla ha fatto e nulla ho da commentare, se non lo stato di stallo e di assenza totale di questa amministrazione rispetto alle istanze della città e al buon governo. Senta, lei conosce la grammatica politica, conosce anche gli equilibri, le modalità politiche, ma questa giunta la possiamo considerare una giunta del Movimento 5 Stelle o che cosa? Ma io ritengo, anzitutto, ad Acireale in questo momento non si può parlare di politica, perché non c'è un'azione presente significativa della politica né del partito di maggioranza, che è il partito del sindaco e 5 Stelle, e né tampoco dell'opposizione, che è totalmente assente. Non vedo nessun segnale di esistenza, di presenza di forze politiche di destra o di sinistra sul territorio. Quindi in questo momento siamo, come si suol dire, in balia di noi stessi, per usare una frase di memoria, di ricordo dantesco: siamo nave senza nocchiere in gran tempesta, non più donna di provincia ma bordello. Senta, per chiudere, Nicotra, ma questo è un po' provocatorio, però è importante saperlo, ma avreste avuto un assessorato oggi saremmo stati qua? Non abbiamo chiesto mai nulla, né tampoco ci siamo chiesti, non l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale, quando avremmo potuto fare a pieno titolo, perché ricordo a me stesso, ricordo alla città, che noi abbiamo sostenuto il cambiamento. Al ballottaggio abbiamo sostenuto il cambiamento nella persona, perché l'unico che in quel momento lo rappresentava era nella persona dell'oggi sindaco Stefano Alì, che è risultato un flop, un fallimento totale. Per cui a maggior ragione non siamo a richiederlo oggi. Quello che chiediamo oggi con forza al sindaco Alì è quello: se veramente lui ama la città, se ci tiene alla città, si dimette e vada a casa, perché non basta solo l'onestà, non basta solo il buonsenso, è la precondizione per un politico e per chi opera nelle istituzioni, quella dell'onestà. Ma la condizione essenziale è della capacità propositiva, di quella di intestarsi, di avere la responsabilità delle proprie azioni, quello che manca a questo sindaco e a questa amministrazione. Quindi chiediamo all'amministrazione e al sindaco di farsi da parte. Grazie.